Il 1° maggio, domenica, si terrà una manifestazione al posto di ristoro da parte di tutti i rappresentanti aziendali del mondo della cultura, dello spettacolo, da chi insomma da oltre un anno non lavora. Cosa pensate di ottenere e che risposte pensate di avere? Sì, assolutamente, il 1° maggio, festa dei lavoratori alla piazzale Articastol, posto di ristoro per noi agrigentini, Tempio di Ercole, tutto il mondo dell'arte, dello spettacolo, del turismo, saremo lì per sensibilizzare il mondo la politica affinché possa rivedere intanto il lockdown alle ore 22, perché per noi è veramente dannoso. Pensate quello che potrebbe creare quest'estate, la possibilità di annullare tutti gli eventi e tutti gli spettacoli. La Valle dei Templi non potrebbe fare sicuramente il notturno, perché alle 22 dovremmo essere tutti a casa, proprio il lockdown totale fino alle 5 di mattina. Salterebbero le albe alla Valle dei Templi, un altro evento importantissimo che quest'anno erano programmate alla Valle dei Templi, e quindi veramente una cosa molto grave. Questa giornata che vedrà, ripeto, il mondo dello spettacolo e tutta la filiera turistica presente, sarà semplicemente un modo per sensibilizzare, ripeto, la politica, chi ci governa, affinché riescano a capire quali sono le esigenze che il mondo del lavoro, il mondo degli artisti, il mondo del turismo ha in questa terra. Un appello. L'appello è rivolto naturalmente ripeto, alle forze di governo, affinché ci stiano accanto e possano in qualche maniera accelerare i tempi per eliminare il lockdown alle ore 22, dalle 22 alle 5 di mattina. Ma naturalmente noi siamo pronti intanto a seguire tutti i protocolli anti-Covid, perché abbiamo dimostrato lo scorso anno, io in prima persona ho dimostrato che a Costa Bianca, a Real Monte, abbiamo fatto degli spettacoli con massima sicurezza, seguendo tutti i protocolli che la Commissione Provinciale Locali Pubblico Spettacolo ci ha dettato, per cui noi siamo pronti a rimetterci in gioco, ma questa chiusura alle ore 22 fino al 25 di luglio è veramente improponibile.